Sarà un foto finish per il Cimitino qui a Doppariano, sono qui con uno dei protagonisti, siamo qui con Dirri, grazie per essere ai nostri microfoni. Una vittoria bella, però bella perché avete giocato soprattutto un ottimo secondo tempo, attaccando sempre, cercando sempre il gol, però sofferta perché è arrivato negli ultimi minuti e forse è per questo anche più bella. Ti ringrazio innanzitutto, sicuramente è più bella, però abbiamo sofferto perché comunque l'attaccamo è la terza volta che la incontriamo, è una squadra molto ostica, una buona squadra soprattutto a livello tecnico, quindi le difficoltà già sapevamo che sicuramente le incontravamo, quindi il primo tempo abbiamo fatto un buon gioco, un buon possesso, abbiamo rischiato poco e il secondo tempo abbiamo dato tutto quello che avevamo cercando a tutti i costi la vittoria, sfiorandola in più occasioni, alla fine è arrivato con un gran gol del mio compagno Marino e siamo tutti contenti. Ecco, vittoria vostra a photo finish, l'Apice invece ha pareggiato e quindi ora sabato c'è questo secondo diretto, tu che sei un calciatore esperto, che ne ha viste tante, quali consigli darai anche tu ai tuoi compagni di come vivere questa attesa? Perché non è una gara determinante perché mancano ancora tante gare, però sicuramente è una gara che può incidere sul futuro della stagione. Assolutamente sì, però io come ho detto siamo all'inizio, quindi tutte le gare sono importanti, fondamentali, ma vedi l'Apice ha pareggiato comunque non con una seconda o con una, certo, magari una diretta una gara che non ci aspettavamo, per certo. Questo, quindi il campionato, io l'ho detto, ho fatto tanti campionati, questo è uno dei campionati diciamo più duri che mi ricordo, perché le squadre sono tutte diciamo abbastanza complete in tutti i reparti, quindi è veramente un bel campionato dove tu puoi vincere. Non è detto che vinci con chiunque, non basta guardare anche la classifica. Anche giocare qui non è assolutamente perché facile. Oggi l'Ottaviano vedi classifica 10 punti, vieni qua e ti trovi una squadra che è al tuo stesso livello. Certo, e quindi la giochi fino alla fine. È molto livellato, sono tante squadre. Assolutamente, questo è. Sabato giochiamo con la squadra che in questo momento è la più forte del campionato, ha dimostrato fino adesso di essere una grande squadra. La settimana come la affrontiamo? Come dico sempre io, con il sorriso, dobbiamo allenarci bene, fare i sacrifici come abbiamo sempre fatto, però non caricarci di pressioni che sono inutili, soprattutto per i nostri ragazzi, perché la squadra è molto giovane, quindi acquisire quella mentalità che in questo momento stiamo acquisendo di squadra forte e che può giocarsela con tutti, quindi andiamo là a giocarci la nostra partita senza nessuna pressione, senza nessun tipo di problema. L'ultima che ti faccio, che voto dai alla tua stagione fin ad ora? Diciamo che allora, io i voti non me li do. Però un giudizio, dai. Diciamo che io ne vengo da due o tre campionati dove diciamo giocavo con altri moduli, quindi ero abbastanza propenso per la fase offensiva, facendo tanti gol in tre stagioni, quindi venendo qua, giocando con 4-4-2, ho diciamo perso un po'. Bravissimo. Quindi giocando da vecchio mediano, diciamo vecchio mediano a due, in fase di interdizione soprattutto, sto giocando molto più in fase di interdizione, però penso un bel 8 me lo merito. Vabbè, e speriamo che possa diventare. Anche perché comunque il campionato dice che siamo secondi, siamo là, quindi penso che il mio lo sto facendo. Poi decide la società. La società deciderà diciamo la classifica finale, sperando che tutti possiate essere da voti altissimi, vuol dire che il Cimitino avrà raggiunto un obiettivo straordinario. Non diciamo quale, però penso che è l'obiettivo di tutti. Perfetto. Penso che io, il voto che ho dato a me è per me il voto che do alla squadra, perché stare secondi, avere le difficoltà all'inizio, siamo partiti tardi, il campo sportivo che c'è, lo stadio che non c'è, non abbiamo mai avuto un campo nostro, spostati su campi diversi, situazioni non facili, allenati la sera tardi, non sono situazioni facili, siamo stati bravi diciamo a sviarle e comunque siamo lì a lottare per il campionato, quindi va bene un 8. Va bene un 8, sperando che possa migliorare per te, per il Cimitile. Grazie mille per essere stato noi e ci rivediamo durante il corso del campionato. Grazie.